Volevo fare. Scusate, ma sta ritornando la mascherina. Volevo fare un altro video sui mondiali. Qui il vostro capitano Santen Chan. Adesso sono capitano dell'esercito, magari di brigata, di divisione, non più di marina. Ma mi scoraggiavo innanzitutto perché nel corso degli anni ho fatto tantissimi video sui mondiali di calcio e anche sul calcio, e che non hanno ottenuto eccessive visualizzazioni. Adesso ci ho ricavato degli short da quei video che vedo che hanno abbastanza successo. Li hanno visti 80-160 volte. Più di quanto quando io nel 14, nel 18 li ho fatti gli altri video, filmandomi con il che ho nel taschino, filmandomi con il Nokia Asha 302, che è questo dispositivo, 3,2 pixel la filmatrice e anche la camera, che filma a 640x480. Poi gli dava edizione Full HD e fa le foto, adesso non so a quanto, però 3,2 megapixel. Cellulare che io ho regalato a mia madre a Natale 2013, ma che è uscito nel 2011, ancora funziona egregiamente, anche la batteria buona. Però dicevo, siccome avevo già fatto tanti video, troppi per i miei gusti, e non hanno avuto molte visualizzazioni, avevo pensato iniziando questi mondiali, ma in fin dei conti no, non faccio nuovi video sul mondiale. E poi tempo passa, non ho potuto fare dei video, ho fatto soltanto un video sul rospo del mio giardino, una live che è durata 2 ore, ma visto che l'ho fatta alle 2 alle 3 del mattino o dalle 2 alle 4 del mattino, non ho avuto pubblico perché ultimamente c'ho più di 2600 iscritti. E allora ho detto, vabbè, non riesco a dormire, faccio la live, però non mi ha seguito nessuno, perché una volta, anche se le facevo in un orario più prudente, le live non mi seguiva nessuno, ma perché avevo 200 iscritti nel 14. Adesso che ne ho 2000 e passa, anche quelli che mi seguono senza essere iscritti a quell'ora magari dormono, oppure hanno molto a che fare, perché a me mi seguono in tutto il mondo. Se voi leggete i commentari ai miei video, sono in 180 idiomi, però ecco, non sempre si riesce a stare presenti in una live. Allora io ho detto, ma ho del tempo libero, faccio questo video, mi filmo. Come potete vedere, il sole e la luna alle mie spalle. Ho cambiato scenario, volevo riprendermi nel giardino, ma non me la sento. Poi così sto un po' leggero in casa. Beh, in casa, sto nel patio, chiamiamolo patio, sto in una taverna, in realtà, un po' difficile da spiegare. E allora da questa taverna, illuminata artificialmente perché già è sera, che sarebbe un vestibolo di un corridoio, di un... Vi voglio parlare del mondiale, che poi questo video lo tradurrò a 147 idiomi. Voglio vedere che cosa si riesce a evincere nelle varie traduzioni di quello che dico, anche patio, vestibolo, taverna, chissà. Perché per seguirmi da 147 idiomi differenti mi seguono. Poi invece che intanto c'ho il riquadro nella faccia perché il riconoscimento facciale del cellulare che mi va inquadrando a misura che mi muovo. Ecco, mi levo gli occhiali, mi levo anche il cappello.
Dicevo, che ne penso di questi mondiali? Perché finora ho pubblicato nelle reti sociali, in altre reti sociali, e ho ripubblicato anche vecchi video. Approfittando l'interesse del grande pubblico per i mondiali. Il vostro Santen Chan è intelligente, sa benissimo che la gente va cercando video sui mondiali e vede qualsiasi cosa sui mondiali, capito? Poi io tengo appoggiato il cellulare in una tavola da stirare perché il vostro caro amico Santen Chan non ha soldi per comprarsi un tripode di quelli con l'anello luminoso, capito? E allora, se voi mi volete supportare la mia produzione, potete darmi sotto il video, troverete il bottone super grazie, oppure scrivere nella chat di questa premiere un super chat che verrà evidenziato, oppure potete abbonarvi direttamente al canale o mandare nella chat uno super sticker, uno sticker. Capito? Dopo questa breve parentesi, anche condividete il mio video e commentatelo. Bene, adesso passo a dirvi quello che penso dei mondiali, di questi mondiali di calcio, senza esagerare, perché se no ci sono degli interessi economici di mezzo, per cui magari io mi aspetto anche che demonetizzino comunque questo video, vabbè, che ci possiamo fare così. O che non mi diano a me accesso alle monetizzazioni. Però vi dico tutto quello che penso, magari lo filtrerò nei termini, non nella forma. No, nella forma, non nella sostanza. Beh, questi mondiali hanno iniziato all'insegna della protesta, perché ci sono stati degli ambientalisti che hanno detto che l'impatto ambientale sarebbe stato negativo per l'ecosistema, non so quale, perché stanno in pieno deserto. Poi ci sono stati anche delle proteste anche interne allo stato che ospita questi mondiali, perché dicono che hanno in fondo sfruttato molto pesantemente i lavoratori e i supremi algoritmi non vogliono che io dica i supremi algoritmi di YouTube delle parole che possano avere un'accezione negativa, anche se non brutte, perché si sa, ci sono cose molto più grandi coinvolte e noi YouTubers dovremmo rispettarle queste cose. D'altra parte, prendiamo la monetizzazione proprio per qualcosa, non è denaro che entra senza, cioè dal nulla, dall'aria, che si condensa come l'umidità dell'aria. No. Entra per qualche ragione. Allora, i promotori gli attivi di cause per i diritti umani, gli attivisti di ONG per i diritti umani hanno protestato perché non si rispetterebbero i diritti umani dei lavoratori, perché succederebbero cose molto brutte o forse sono già successe ai lavoratori che hanno fatto gli stadio, quindi non i Pooh o i Pink Floyd o gli Arena, proprio gli stadio. Hai capito, no? I lavoratori che hanno fatto gli stadio. Siamo arrivati all'ultimo stadio a livello di battute, è il caso di dire. Hai capito, siamo arrivati all'ultimo stadio a livello di battute, ma non l'ultimo LP doppio degli stadio o magari l'ultimo stadio, proprio qua ci si riferisce a un altro stadio. Vabbè, vabbè, battute a parte che mi scappano sempre. E che penso? Che the show must go on, cioè come sempre lo show deve andare oltre quella che è una presunta neutralità dello sport. Cioè, tutti noi abbiamo in mente lo sport olimpico, lo sport atletico dell'antica Grecia, per il quale si interrompevano addirittura le guerre anche prima delle Olimpiadi, perché ci si doveva preparare
andavano i migliori guerrieri a competere nelle Olimpiadi, non è che andavano sportivi, andavano proprio i guerrieri, quindi si dovevano interrompere le guerre, come racconta, se non mi sbaglio, Omero, nell'Iliade, che ci furono delle gare atletiche, andò Achille, andò Menelao, andrò io, no, io no, non andrò nelle Olimpiadi. Immaginate se vado io nelle Olimpiadi a fioretto, porto un fiore piccolino, quello è il mio fioretto. No, vabbè. Invece nel presente non si è interrotta nessuna guerra, e cioè la guerra che c'è di invasione russa in Ucraina non si è interrotta per le Olimpiadi, anzi, non solo continua la guerra lì, ma iniziano altre guerre già da tempo fra Azerbaigian e Armenia, Armenistan, fra Tagikistan e Turkmenistan o un altro stato così. Aumentano le guerre, non diminuiscono, proprio nella regione, perché tutti non vedevano l'ora di separarsi dall'ex Unione Sovietica, soltanto che qualcuno ne è rimasto fedele alla Russia, ma come alleato esterno, e qualcun altro proprio se ne vuole dividere completamente, e allora nascono dispute territoriali, perché finché c'è stata l'Unione Sovietica non importavano molto i confini nazionali, tanto si era tutti vassalli, vassalletti e vassallini della ex Unione Sovietica. I confini nazionali di Turkmenistan, Tagikistan, gli altri, tutti quegli stati che terminavano in Stan, poco manca che anche l'Afghanistan diventasse sovietico, la Moldavia, eccetera. Cioè, alla fine li governava attraverso l'Unione Sovietica, li governava la grande Russia, la Russia socialista sovietica. Quindi, alla fine, voglio dire, che rivendicazioni territoriali facevano se alla fine non governavano neanche sotto il loro stesso stato? Invece adesso, dal 90 in poi, dal 91-92, per esempio, è iniziata, la ribellione cecena, che prima è stata socialista e laica, comunista, e poi è diventata sempre più religiosa fino ad attrarre fondamentalisti religiosi di tutto il mondo. E lo stesso è valso per la Moldavia, che qualcuno ha promosso, forse dalla Russia, la divisione tra Transnistria, che è rimasto uno stato cuscinetto tra la Russia, la Bielorussia e la Moldavia, e la Moldavia. Sono morti complessivamente, mi sembra, per parte 1,5 milioni di persone moldave, e quelle che poi diventeranno Transnistrie, perché la Transnistria era soltanto un luogo geografico come la Transilvania in Romania, ma adesso è uno stato che potremmo chiamare transalpino, sta sulle montagne. E quindi Polonia in testa, tutti gli stati che sono entrati nella NATO volevano entrare nella NATO proprio perché sapevano storicamente, tanto sotto gli zar come sotto il regime sovietico, i russi di che cosa erano capaci. Capito? E allora hanno detto: no, noi vogliamo la nostra indipendenza. Noi vogliamo uscire dall'Unione Sovietica e essere protetti. Nessuno gli ha imposto di entrare nella NATO. Non è stato un colpo di testa di qualche cittadino, di qualche politico. D'altra parte si può comprendere. Se loro si volevano tutelare da una possibile riannessione alla Russia, magari provocata da colpi di Stato interni promossi da Mosca, non potevano difendersi da soli, perché d'altra parte, quando sono usciti dall'ex Unione Sovietica e non sono voluti entrare nella Confederazione di Stati Indipendenti, il governo di Mosca, gli ha chiesto
la restituzione di armamenti nucleari, se ce li avevano, e soprattutto di armamenti convenzionali. Se si volevano riarmare con il presupposto scarso che avevano, dovevano subito per tempo richiedere annessione innanzitutto a quella che era la Comunità Economica Europea e che divenne col tempo Unione Economica Europea. E poi dovettero richiedere da subito annessione alla NATO, che con il tempo e mettendo i conti a posto, un momento che scusate, dove ero rimasto perché c'ho un cellulare piccolo con linea, un Motorola C350 che chiamano sempre per offrire a quella linea in quel cellulare che è più piccolo di questo e proprio è del 2004 che me l'ha regalato mia madre e poi adesso lo stiamo riutilizzando. Vogliono offrire abbonamenti. Vogliono offrire, ecco, sono andato a prenderlo dalla cucina per dirvi che cellulare abbiamo recuperato. Che cellulare abbiamo recuperato, insomma, Motorola C350. Come potete vedere, guardate che salvaschermo che ha. C350, in pratica non c'è internet, non c'è, forse 2G, però dentro c'è una microchip 4G e funziona uguale, funziona. Certo, non c'è il G, non c'è né 2G né 3G né 4G. Non so fino a che punto si potranno fare chiamate di voce. Però è così, a mia madre gli è più che sufficiente, evidentemente, con questo qua fa chiamate. Io gli avevo regalato un altro, l'iPro, che ho fatto due short con quel cellulare, con un gioco. L'iPro Q9, che era bellissimo, però mi diceva, metti una targhetta 4G se vuoi continuare a parlare. Quello c'aveva il 3G. Come questo, credo che questo c'è il 3G. E allora niente, l'abbiamo dato indietro, abbiamo comprato un altro cellulare, poi un cellulare tattile che io avevo, il Motorola Moto X seconda generazione, se l'ho inviato a una mia zia che mia madre l'ha voluto regalare. Mi è rimasto questo Motorola E7 Power. Se voi volete che io adesso che è successo? Se io voi volete che io tutto un casino qua, non ci si capisce più nulla, perché non è questo, questo non ha, forse mi è entrato un messaggio che mi sto filmando. Se voi volete che io abbia un cellulare migliore per farmi dei video, appunto, vi ripeto, qua nei commentari, se volete il vostro evidenziare commento. un commentario, fate clic sul bottone sotto il video, sotto questo o sotto qualsiasi altro video, perché è una sola donazione. Potete scegliere il livello, ce ne sono 7, sul cuoricino vicino alla freccia condividi, oppure abbonatevi al canale, sosterrete proprio il canale mensilmente, oppure nella chat scrivete un super chat, potete scegliere il livello da pagare, 20 euro, 5 euro o dollari, mi sembra che in dollari, oppure potete mandare uno sticker nella chat qua, perché questo uscirà in premiere questo video, ve lo apprezzerei moltissimo, così mi compro un cellulare e do questo che è del 2021, l'altro il Moto X seconda generazione era del 14, mia madre me l'ha regalato a fine del 15. Però dicevo, ritornando all'argomento principale, dopo sta distrazione del cellulare, della chiamata dell'operatrice che sempre ti vogliono rifilare, hai visto che ti chiedono le operatrici telefoniche e anche le marche di cellulari di iscriverti perché in questo modo ti tengono attualizzato con tutto quello che ha a che vedere con il prodotto che hai comprato, che ha a che vedere, e invece poi ti mandano solo pubblicità, non ti mandano attualizzazioni per il cellulare che hai comprato, insomma, alla fine è così.
Allora, tutti gli stati satelliti dell'Unione Sovietica e gli stati che facevano parte dell'Unione Sovietica se ne sono voluti andare fuori, includendo l'Ucraina. La Bielorussia è rimasta attaccata come l'Uzbekistan, il Kazakistan, il Kazakistan, non mi ricordo quanti stati in Jan ci sono, Inan, che adesso si vogliono in parte sciogliere dalla Russia e in parte no. Per questo ci sono contese territoriali. E tutto questo si riflette nei mondiali. Guardate un po' voi che hanno introdotto questa nuova tecnologia, ma ci sono sempre le vecchie polemiche su chi ha fatto gol, su chi non ha fatto gol, su come si è fatto gol, se i giapponesi hanno fatto un gol fuori di linea. Non hanno riconosciuto 3 gol alla squadra, alla selezione argentina, eccetera, eccetera. Ma quello che più mi stupisce è il fanatismo dei tifosi. Infatti, gridano: abbiamo vinto! E niente, ho dovuto, memoria satura, memoria piena, ho dovuto cancellare 5,32 gigabyte, 5,32 gigabyte. Perché erano vecchi video che avevo fatto, animazioni per reti sociali, e quindi è per quello che il vostro Sant'Enchan vi dice: fategli delle donazioni, perché c'ho un cellulare con una memoria di 32 gigabyte che va bene per fare qualche video, ma si satura subito la memoria. E quindi ho già filmato 5 gigabyte facendo i video precedenti per questo video che starò componendo. Se ci avessi un cellulare, non dico con 256 gigabyte, ma almeno con 128, sarei molto contento e sareste molto contenti anche voi di fare un'opera buona, perché io poi i video li faccio per voi, mica li faccio per me. Li faccio per caricarli e che voi mi dite sempre: bravo Sant'Enchan, come fai bene i video? Ci piacciono i tuoi video. Grazie, grazie a questo. Però se io non ho l'opportunità di migliorare tecnologicamente, farò sempre video a un certo livello e poi alla fine mi ritrovo ad avere molte limitazioni tecnologiche, anche di tempo, perché se avessi voluto tagliare qua, probabilmente questo video durerebbe pochissimo e darei poco lavoro o filo da torcere a YouTube nel tentativo di sottotitolare il mio discorso e poi di tradurlo a 147 idiomi. Comunque, tornando a noi, a me mi viene da ridere quando la gente dice: abbiamo vinto, abbiamo vinto, Italia ha vinto, oppure quando si arrabbiano perché Italia non partecipa nel mondiale e hanno squalificato l'Italia, Italia ha perso, abbiamo perso. Ma io l'ho detto già nei video precedenti, guardateli che sono molto più giovane, perché sono in pratica di 9 anni fa o di 10 anni fa, del 2013, 14 e poi di anni seguenti. Ma il discorso è sempre lo stesso che faccio. Guarda, guarda che il nostro paese ne vince e ne perde. Questa mica è una guerra. Questa mica è una guerra come si sta combattendo fra russi e ucraini. Le capite? Le capisci? Hai capito? Hai afferrato nella zucca? Non si rischia nulla. Sono soltanto fra riservisti e giocatori di calcio 12 atleti super pagati, miliardari che nelle loro vite hanno miliardi di euro, alla faccia di tutti voi, che per sfogare i loro istinti calcistici comprano le magliette, si abbonano negli stadi, fanno file sotto il sole e sotto la pioggia, sotto il freddo, sotto il caldo, sotto la grandine, stanno a guardare le partite di calcio nazionali, locali, sotto le intemperie, vanno in autobus o in macchina da tutte le parti, in aereo per seguirli. Ma lo sapete che i club di calcio sono enti privati? Pure le nazionali di calcio sono enti privati? Lo sapevate o no? No, non che non lo sapevate. Sono finanziati dallo Stato, ma sono enti privati. Capite?
Capito? E con questo magari comprometto la monetizzazione di questo video. Ma è così. Cioè, non c'è selezione nazionale, magari nell'ex Unione Sovietica, nel blocco dell'Est, sì. La Dinamo di Kiev, la Dinamo di Mosca erano enti statali. Ma nel mondo occidentale capitalistico sono tutti degli enti privati, come i partiti politici in Germania sono degli enti privati, come il negozio di fast food o la fabbrica di fiammiferi o di automobili. E quindi per quello che in Germania non esiste la finanziazione pubblica dei partiti politici. E così non esiste la finanziazione pubblica dello sport. Magari daranno del denaro ai club sportivi, ma non nella stessa maniera che si dà magari in Italia. Quindi i club sportivi sono dei club privati, come per esempio le banche centrali, no, nel mondo. Hanno la loro cupola formata da un presidente e poi da un direttivo che è composto da tutti in sede nazionale, da tutti i direttori degli enti nazionali delle altre banche. Quindi nella Banca Nazionale d'Italia mi immagino che nel direttivo principale ci siano i direttori a livello nazionale di tutte le banche italiane che poi fanno parte del consiglio amministrativo della Banca Nazionale d'Italia, ma non è una banca di Stato, è una banca privata della nazione italiana, ma è privata. Che poi ci abbia compartecipazione dello Stato italiano e anche del Vaticano è un'altra cosa. Ma sono banche private, e lo stesso i club o le selezioni nazionali di calcio sono club privati che hanno al loro interno i giocatori più bravi a livello nazionale di Serie A, non ci vanno a mandare uno di Serie C, però sono tutti giocatori di club privati, perché poi la Roma, la Lazio, la Juventus, l'Udine, il Napoli sono selezioni private, club calcistici privati. Certo, in una selezione nazionale, a differenza di una squadra di calcio, diciamo, nella nazionale di calcio, a differenza delle squadre di calcio di Serie A, di Serie B, di Serie C, eccetera, non ci possono andare cittadini stranieri, ma uno che si sia naturalizzato italiano magari ci può entrare. Un altro che invece non ha la nazionalità italiana, ma gioca in Italia, non ci può entrare. Però sono tutti dei club privati, capito? E voi non vedete la differenza. E poi voglio dire, vincono quei 12 signori che guadagnano fortune milionarie, grazie al fatto, io lo reputavo contraddittorio, no? Negli anni 70, 80, anni della mia infanzia, io da piccolo sono stato un genio, che sono nato il 26 gennaio 1969, agli onori della cronaca. Io vedevo come gli operai che guadagnavano poco facevano scioperi contro Giovanni Agnelli e la Fiat, per esempio, nel Lingotto di Torino, bloccando tutto. Era l'epoca in cui stava in auge Enrico Berlinguer, il suo partito comunista italiano. Bloccavano tutto, rinunciavano allo stipendio, facevano sciopero bianco, lavorando un sacco. Poi erano anni in cui a turno uscivano ed entravano migliaia di dipendenti, forse decine o centinaia di migliaia di dipendenti in un giorno, e quindi gli scioperi, bastava soltanto che gli operai di un turno bloccassero qualche strada di Torino e si bloccava tutto. Adesso a turno, se escono un centinaio di persone ogni turno, è pure troppo. Che bloccano? Non bloccano nulla. Ormai si è visto i sindacati che si sono sempre più venduti alle industrie. Fanno sciopero, ma di facciata, come lo facevano una volta, e non fanno nulla per salvare il potere d'acquisto e di formazione degli operai. Perché, vabbè, un discorso troppo largo ce ne andiamo dal calcio. Ma se voi volete che io tratti questo tema nei minimi dettagli, del quale ho già parlato nel passato, cioè dell'evoluzione dell'industria in Italia, eccetera, eccetera, abbonatevi al canale e richiedetelo, perché
YouTube quei temi di politica non li monetizza ed è già tanto che mi monetizzi questo video. Quindi se siete arrivati fino a qua ed avete ascoltato questo accenno, abbonatevi al canale e richiedetemi, Sant'Enchan, parlaci della politica degli anni 70 ed 80 in Italia, dell'industrializzazione, queste cose qua, perché altrimenti rischio che non mi monetizzano quei video, o questo se ne parlo troppo qua. Poi sto digredendo molto, ma mi incuriosiva come dicevo gli operai che lottavano tanto per i loro diritti lavorativi contro Giovanni Agnelli, contro la Fiat, e già sto dicendo parole in negativo, quindi forse non mi monetizzano questo video. Poi alla fine facessero la coda nelle biglietterie, si abbonassero alla Juventus, comprassero tutto il gadget, spendendo centinaia di migliaia di lire per comprare le magliette originali della Juventus e le regalassero a tutti in famiglia, andassero tutti vestiti con i loro idoli, con i loro completi degli idoli della Juventus, e allo stadio ogni completo poteva arrivare anche a costare 1 milione di lire, tenendo in considerazione che sono gli attuali 500 euro, ma all'epoca erano molti negli anni 80, tenendo in considerazione che d'estate proprio andavano vestiti da giocatori di calcio, magari con il numero 10 e con le scarpine di calcio, magari se gli toglievano i chiodi perché altrimenti scivolavano per la strada, ma andavano vestiti da giocatori di calcio e con le bandiere, gli striscioni che compravano tutti nelle sedi della tifoseria, e bandiere originali, tutte griffate dagli stilisti della Juventus di sport. Allora, veramente il calcio è un oppio del popolo, cioè un religioso, un ecclesiastico lo disse: vogliono sostituire la religione con lo sport, ed è per questo che si celebra il calcio di domenica. E aveva ragione. Il calcio c'ha la sua liturgia, fanno le processioni i tifosi prima di entrare nello stadio, soprattutto perché devono aspettare ore e ore e ore sotto il sole o sotto le intemperie per entrare. Allora fanno un corteo, ti assomiglia ai cortei annuali di San Gennaro a Napoli o ai cortei religiosi che si mantengono non soltanto nell'Italia centro-meridionale, ma anche nell'Italia settentrionale? Perché, oh, occhio, si dice che i meridionali sono ancora religiosi quasi fino alla superstizione, ma andiamo a vedere nello stesso Torino, Milano, nel Piemonte, nella Lombardia, che di processioni ai santi non se ne fanno poche. Allora i tifosi, anche loro, invece di avere lo ostensorio con il santo, hanno i cartelli con i nomi dei loro idoli calcistici, poi gli striscioni, le bandiere, vanno con i tamburi, vanno con le grancasse, i tromboni, suonano la marcia della loro squadra di calcio, vanno con gonfaletti, bubuselle, vanno cantando inni e vanno anche come se fosse una marcia militare, perché se hanno occasione di incontrare quelli dell'altra tifoseria, siccome già si sono fatti con la birra o con qualcos'altro oggigiorno che sono moderni, magari scappa una confrontazione che non sempre è soltanto è di natura verbale o lessicologica, cioè lessicale. Non sempre, infatti, si scambiano epiteti rivolti ai reciproci familiari. A volte vanno più in là di scambiarsi dei reciproci epitoti ai familiari, alle madri soprattutto, alle zie, alle nonne, alle figlie, eccetera. A volte sono degli aficionados, perché magari non hanno preso nessuna classe, ma sono degli ammiratori di Van Damme, Bruce Lee, Chuck Norris, Schwarzenegger, e decidono campa in loco, in locis, di far organizzare un intercambio campale di tecniche dei migliori film stile Rambo, Rocky, eccetera, sul posto. La polizia li deve separare
siccome la polizia è neutrale, pim di qua, pim di là, manganellata viene, manganellata va, e poi feriti, tumefatti, scontri, disordine. Poi anche in questi mondiali si è visto, non so di dove erano, ma una tifoseria, mi sembra la marocchina, perché ha passato, ha vinto una selezione, quindi ha vinto una partita, non so contro chi, ha distrutto tutto, mi sembra in Germania. E contro i tedeschi sarà stato, o i francesi, non mi ricordo. Perché io veramente non seguo né Sanremo né i mondiali di calcio né le Olimpiadi né nulla, soltanto che accendi la televisione mattino, pomeriggio e sera e addirittura neanche fanno teche teche te nella Rai, fanno i mondiali di calcio. E veramente non se ne può più. Io non so fino a che punto potrò andare avanti parlando, ma lo faccio. Prima o poi si interromperà perché ho una memoria limitata nel cellulare, vi ricordo. Fatemi delle donazioni in modo che possa cambiare di cellulare. Vorrei tanto avere il cellulare che uscirà nel 2023, che è stato annunciato come il migliore dell'anno, il Samsung Galaxy Note 23 Ultra, non l'S23, il Note 23, che è ritornato il mostro, il Note. Uscirà il Note 23 Ultra. Immaginatevi voi che cosa sarà. Io proprio non riesco a immaginarmelo. Allora, dicevo, come tengono soggiogata la gente che soprattutto vuole essere soggiogata, perché io sto reggendo il mio cellulare con questo oggetto che di solito lo leggo, il libro, sto leggendo questo libro, ma ne sto leggendo tanti ogni sera, siccome voi vedete dai video che di solito, in cameretta mia mi filmo. Quanti libri ho? C'ho tre biblioteche, quindi io non ho mai seguito Sanremo, i mondiali di calcio. Giusto vedevo qualche partita, ma di sfuggita quando passavo per la sala, perché a casa mia quasi nessuno guardava la televisione sabato e domenica, ma si sgusciava per la taverna, soprattutto di giorno, soprattutto dopo i pasti. E allora il televisore rimaneva lì acceso, c'è chi saliva, c'è chi scendeva, c'è chi andava in giardino, passava per il garage, e alla fine si stava 5-10 minuti a vedere che cosa c'era nella tele. Magari la si lasciava accesa, beatamente accesa qualche ora, adesso non lo facciamo più. E la tele andava avanti, per cui l'Auditel magari segnava: ah, avete visto 8 ore di Domenica In, o 4, non so quanto durava. No, che è stata accesa così tanto tempo. Allora, da dove vengo e dove andrò con questo discorso che io non scrivo mai nulla, improvviso, cioè c'avevo tempo, ho detto parlo del mondiale di calcio, tanto non so di che parlare, e parlare del mondiale di calcio per me è come parlare di nulla, non solo perché non mi sono preparato, ma perché proprio non mi interessa, proprio non mi interessa, ecco, volendolo dire come Funari, non mi interessa, non mi può importare di meno, anche perché meno di zero è zero, come dissi già in un video del 2014. Del mondiale di calcio non me ne può importare di meno, perché meno di niente è zero, è niente, è nulla. Non ci può essere meno del nulla, dello zero, del niente. E per me il mondiale di calcio, Sanremo e le Olimpiadi sono il nulla, lo zero, il niente. Niente scivola più veloce del nulla nel vuoto. Quindi questi mondiali sono iniziati, ma non so esattamente quando, non me lo ricordo. Io mi ricordo solo delle cose importanti. Più passa il tempo, meno cose mi ricordo. Anche perché c'ho già abbastanza problemi nella mia vita, come il fatto che ormai un frigorifero che abbiamo da 23 anni, questa mattina non frizza più. Non fa freddo, dovremmo buttarlo via e comprarne uno nuovo. Si tratta di un Daewoo, se non mi sbaglio, resistentissimo, con un quadrante luminoso, eccetera, eccetera. Ma non sappiamo che fare perché costano i frigoriferi e non sappiamo se questo si può riparare o no, perché c'ha 23 anni, è del 2000, o calcolo fine
del 99, ottobre, novembre 99, forse dicembre, no, ottobre, novembre. Prima avevamo uno piccolino e poi c'è anche la lavatrice che è già di 15 anni fa. E non sappiamo che fare con. Poi non so come l'hanno messo in cucina perché non passa dalla porta. Quindi per levarlo è tutto un casino. E quindi, Aridai, sponsorizzatemi, perché altrimenti no, cioè ci avremo delle difficoltà a comprarci pure il frigorifero nuovo che già non congela sopra. Non so che fare. Avevamo della carne, dei cibi congelati, ma adesso vediamo se ha fatto il ghiaccio. Perché questa mattina ci siamo incontrati alle 7 del mattino con questa sorpresa. Io che non ho dormito di notte e mi sveglio alle 7 del mattino. Mia madre mi dice: "Guarda, non funziona. A cercare in internet un centro garanzia della Daewood, però dovremmo pagare perché ormai non sta più in garanzia, dura un anno e se le estendi dura 5. Questo come minimo ne ha 16 di anni. Veramente siamo messi male." Poi io sono disoccupato, lo sapete benissimo. E allora che dire? Voi che pensate dei mondiali? Faccio questa call to action per i pochi che avranno seguito questo video, ma lo metterò nel titolo, perché magari le persone non arriveranno a capire l'obiettivo di questo video. Quanti avranno visto questo video fino al finale, che durerà forse 30-40 minuti come premiere? Che mi commentino nei commenti e anche nella chat che pensano del mondiale. Io lo scriverò anche nella chat, perché forse per sfruttare meglio quello che mi suggeriscono gli algoritmi di YouTube, che ancora mi stanno salendo in visualizzazioni gli ultimi short fatti con i video dei mondiali di anni fa e anche gli ultimi video caricati, allora forse uscirà di domenica la premiere, o forse in settimana. Preparatevi, perché io voglio essere presente nella chat per parlare con tutte e tutti voi, ma forse starò assente, dipende dall'ora in cui esce. Io non posso stare connesso tutto il tempo, perché poi magari trattengo qualcuno 10-20 minuti. Di sicuro in pochi guarderanno questo dialogo, questo monologo per 40-50 minuti. La maggior parte del tempo, se qualcuno rimane connesso anche guardando una volta che la premiere è stata trasmessa per circa 15 minuti, è pure troppo, anche perché sottotitolo in 147 idiomi. Comunque, già mi sono stancato. Questo è un sintomo che ho registrato fin pure troppo e ho registrato quello che volevo, le mie impressioni a caldo su qualche cosa che mi lascia freddo. Quindi, cosa ne pensate voi dei mondiali di calcio? Li seguite? Vi piacciono? Fatemelo sapere. Però adesso mi gira un po' la testa, forse sto andando in ipoglucemia, lo sforzo di registrare, poi voglio muovermi un po', stare seduto 40-50 minuti a parlare, insomma. Io non ho panico scenico, quindi da sempre mi è sempre piaciuto parlare guardando in camera, eccetera. Però quando già non riesco a fare scherzi, battute, parlando, significa che mi sto annoiando e poi forse inizio ad annoiare anche chi mi segue. Allora, vi dicevo, a me tutti questi tifosi che spendono il loro stipendio, il loro salario per appoggiare e supportare le squadre di calcio non mi è mai piaciuto, perché comprendo il loro punto di vista, ma penso che come lavoratori già sono sfruttati, in più devono pagare tutte queste paccottaglie i cui diritti d'autore vanno a chi gli dà lavoro, come nel caso della Juventus e di molte squadre di calcio che sono in mano a impresari. In questo modo, cioè, come lavoratori dovrebbero essere dei supporter, dovrebbero essere pagati, non pagare loro gli abbonamenti. Poi ti abboni, ma devi pagare delle partite speciali, l'entrata, capito? Il super classico,
Poi ci sono oggigiorno sempre più tornei, Super League, questo, quell'altro, cioè veramente una cosa da pazzi. E poi ci sono tante altre cose che mi vengono in mente e se ne vanno, ma non so, il calcio che dovrebbe essere praticato invece è seguito sul divano. Che salute può dare una persona? La toglie la salute, il calcio lo devi praticare. E vabbè, dicono che una passione nella vita bisogna averla, però ripeto, poi ci saranno tante cose che mi sono scordato di dire in questo video che riaffioreranno dopo. Però ripeto, voi che cosa ne pensate dei mondiali? Li seguite? Seguite il calcio? Praticate il calcio? È più quello che praticate che quello che seguite? Come vi descrivereste voi? Sono le 13:34, quindi ho parlato altri circa 24 minuti da quando ho dovuto svuotare la memoria e ricominciare. Forse adesso si taglierà questo video, terzo video che faccio, che assemblo tutto in uno. E dicevo niente, perché a me sembra che è tutta una pazzia. Mi era venuto qualcosa in mente da dire. Forse la dirò in un prossimo video, ma soltanto se questo video almeno supera le 1000 visualizzazioni, altrimenti non dirò nulla. Che poi, appunto, sembra che il calcio è salutare, nel senso che in questo modo concentrano decine di migliaia di persone fuori dai centri abitati e fuori dal paese in occasione dei mondiali. In questo modo si controlla meglio l'ordine pubblico perché li tieni tutti ammassati insieme e non protestano per questioni sociali, economiche, per rivendicazioni lavorative. Allora, con il sole e la luna dietro le mie spalle, simboli ermetici che non so che ci stanno a fare qua per ragioni ermetiche, e io vi saluto. E quindi l'alchimia, no? L'ermetismo. Vi saluto il vostro Capitan Sant'Enciano. Ormai mi sono stancato, c'avevo degli argomenti magari ancora dei quali parlare, ma adesso esco a fare una passeggiata perché veramente mi sto stancando. Metterò la mascherina e mi raccomando, vaccinatevi, mettetevi la mascherina perché sta ritornando. Adesso che viene l'inverno, non ci sono più le mezze stagioni e niente. Sono rimasto male perché volevo dire un'ultima cosa che mi verrà nota in mente, ma queste preoccupazioni del frigorifero che adesso non congela più e altro mi tengono occupato dalle 7 del mattino, io che mi sveglio molto più tardi. Sono stato tutta la mattina, adesso è l'una e mezza dietro queste cose. Vi ringrazio di seguirmi. Abbonatevi al canale, iscrivetevi, azionate la campanella per non fatevi perdere nessuna novità. Condividete questo video a tutti i vostri contatti per aiutarmi. Commentate nella chat della Premiere, mettete super chat, super sticker, avrei dovuto dirlo all'inizio questo, e commentate qua il video quando questa Premiere non sarà più Premiere. Intanto vi do un minuto di tempo, in questo modo potete evidenziare un chat con il super chat e mettere un super sticker almeno nell'ultimo minuto. E se no, se volete evidenziare il vostro commento sotto il video, schiacciate accanto al tasto di condivisione il cuore che dice grazie. Quello è un super grazie, significa che state premiando la produzione del video. Non è un abbonamento, è uno dei 7 livelli potete scegliere per donare per la produzione del video. Adesso dico quello che dico sempre ultimamente quando stacco, in omaggio a due grandissimi comici. Stan Laurel e Oliver Hardy. Arrivederci!
Arrivederci! Adesso me ne vado a fare una passeggiata, mi devo vestire, data l'ora che è. Anche se non fa freddo, però nel balcone, taverna, che c'è un corridoio, eccetera. E questi sono gli unici due cellulari che mi sono rimasti attivi. Questo del 2004 e questo è uscito nel 2011. Questa mia madre me l'ha regalato nel 2004, forse del 2003, 2002, 2001, 2003. Me l'ha regalato, no, forse alla fine del 2005 me l'ha regalato, o all'inizio del 2005 del 2003, credo. E questo gliel'ho regalato io. Questo è un Motorola C350 che non ha camera e non riproduce MP3. E questo gliel'ho regalato io a mia madre, che è un Nokia Asha 302, che ormai non naviga più in internet, ma non ci ha avuto mai il supporto di Google. Tra l'altro bisogna dire che filma in 3,2 megapixel, formato 640x480 e fa foto buone, fa foto buone. Ecco qua, potete vedere se è che mi filma. Non si vede, non si vede nulla. Si vede un quadro che sta davanti a me, ma non, ecco, dovrebbe filmare lo schermo del cellulare. Bella, bella. No, dovrebbe filmarmi a me, ma cioè non ho capito che filma, però hai capito, vi sto dando tempo per partecipare alla super chat. Nella chat mettete un super no, perché riflette il vetro, cioè troppo sole, invece di far vedere quello che ecco. Riflette. Allora dovrei fare così, che filma, no, niente, no, perché riflette lo schermo dovrei, no, niente. Allora devo farmi una foto. No, ma che fa, filma. Vi do tempo di mettere un super sticker o una super chat. Ecco qua. Non si vede con il riflesso. vabbè. Allora, avete messo la super sticker e la super chat? Bene, è venuto un video estremamente largo. Probabilmente molti interverranno dai 146 biomi che metto. Adesso taglio perché, insomma, se non avete fino adesso dato una donazione se non avete messo fino adesso una donazione in super sticker e super chat nella chat, non lo farete più. Vi do un altro minuto per aiutarmi nella, so che molti preferiscono darmi donazioni nella chat con super sticker e super chat, sticker o chat, super chat. Quindi starò un altro minuto e poi esco. Vediamo, forse finisce prima la registrazione del cellulare. Volevo preparare qua in questa taverna molto soleggiata un luogo di streaming, ma tanto sto sul cellulare, col cellulare con la tavola da stirare, quindi no, volevo fare una live,
Ma le live sono difficili da avviare dal cellulare, poi non leggo la chat e per giunta non l'ho programmata e per giunta a mia madre ha regalato il secondo cellulare, quello che è stato per me il primo che mi ha regalato. Questo l'ho comprato con i soldi di YouTube e anche con i soldi che in parte mi ha donato lei, perché gliel'abbiamo regalato, mandato per posta a mia zia. Allora ho dovuto una live, sono riuscito a leggere la chat con l'altro cellulare e con questo a fare la live perché c'è migliore qualità. Però anche le live vengono stoppate quando le fai wifi e si interrompono sempre. La prossima volta leggerò la chat da questo cellulare con un'applicazione, con qualcosa, oppure utilizzerò il computer con una vecchia webcamera, vedrò, perché non me la riconosceva più. Però ecco, adesso faccio una Premiere perché mi filmo con il cellulare, c'ho una camera compatta Sony che filma molto bene, però devo studiare la location perché non ho il tripode. Allora supportatemi e ve lo ricordo ancora una volta, scrivete qua nella chat un super chat o mandate uno sticker. Mettete super grazie il bottone a forma di cuore vicino a condividi, così vi evidenzia il commento sotto il video, o abbonatevi al canale che io mi po possa rimodernizzare il parco tecnologico anche comprando un tablet per leggere la chat, o che magari nel tablet o nell'iPad posso fare una live dal Brownsware che viene molto meglio. E quindi lì posso leggere la chat. Allora, vabbè, adesso aspettiamo 30 secondi. Partecipate a Super Chat e con sticker nella chat. Vi do proprio, mancano, facciamo altri 20 secondi. Sono 35 con 53 secondi di registrazione. Voglio arrivare fino a 35 a 36 minuti che sono adesso e 30 secondi. Siamo al 5° secondo del 36° minuto, al 10° secondo. Mi raccomando, mancano ancora meno di 20 secondi. Date super chat e super sticker. Adesso siamo quasi arrivati al 30° secondo. Vi do altri 30 secondi in più e poi veramente taglio. Ecco, super chat e super sticker. Mancano 20 secondi. Super chat e super sticker. E se no, come vi ho spiegato prima, abbonamento, cuoricino. Mancano meno di 10 secondi. Poi taglio, eh. Minuti, tempo scaduto, già mi sono stancato, non voglio arrivare ai 40 perché sarebbe abusare della pazienza di quanti hanno visto fino qua e reiterare concetti, perché non mi viene in mente quella cosa che volevo dire, ma forse o la scriverò nel community o farò un nuovo video. Se questo video supererà le 1000 visualizzazioni in pochi giorni e mi verrà in mente che cosa volevo dire e farò un nuovo video dedicato ai mondiali. Allora, grazie per avermi seguito fino qua. Vi ringrazio a quelli che mi seguono sempre e a quanti sono i nuovi a vedere questo video. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, iscrivetevi al canale, abbonatevi, ma soprattutto azionate la campanella per avere novità e mettete, se volete supportare questo video, qualsiasi video del mio canale, fate clic nel cuoricino con scritto grazie vicino all'icona condividi per dare una singola donazione, che ci sono 7 livelli di donazione, oppure abbonatevi al canale per supportare il mio canale mensilmente. Vi ringrazio di tutto, per tutto e a tutti. Siete la ragione per la quale io continuo a fare video in YouTube, che mi vedete. Sto arrivando ai 38 minuti e mezzo. Allora vi ripeto ancora una volta, partecipate nella chat,
super chat, super stickers, che in questo modo mi aiuterete ad andare avanti. YouTube ti paga soltanto se arrivi ai 100 dollari e mi manca poco per arrivare ai 100 dollari. Questo sarebbe il quarto pagamento che mi fa YouTube nel giro di 10 anni. Mi ha pagato nel 2017, nel 2021 e nel 2022. Io voglio che prima che finisca l'anno mi paghi un'altra volta. Io questo canale l'ho aperto il 7 febbraio 2013. Ne avevo un altro nel 2010, 7 febbraio 2010, chiuso in ottobre o novembre 2011, perché mi filmavo con un cellulare che ormai mi si è rotto, il LG KP215. Pessima risoluzione, pessime edizioni, pessimo contenuto. Allora, riavendo nel 7 febbraio 2013 internet per la terza volta, ho cambiato tutto, aria nuova, vita nuova. Purtroppo ho chiuso il canale, invece di mettere, occultare il contenuto, cambiare il nome, cambiare tutto. Vabbè, è stato un errore, perché a quest'ora avrei avuto un canale che avrebbe avuto 12 o 13 anni, più storico. Però vi ripeto un'altra volta, avete messo super sticker e super chat qua dentro? No. E allora mi raccomando, abbonatevi o date super grazie sotto. Adesso taglio che sono passati 40 minuti. Arrivederci! E buon fine settimana a tutte e tutti. Se questo video sarà trasmesso sabato o domenica come premiere, oppure buon inizio settimana se sarà trasmesso da lunedì in poi. Ah. Saluto un gatto che c'è qua nel mio giardino del vicino, bellissimo. Poi un'altra volta ve lo filmo. Arrivederci. Ecco, se voi volete che io vi filmi il gatto del vicino, ma anche il mio, perché ci sono dei gatti che vengono dai vicini, ci sono i miei, eccetera. Abbonatevi al canale, oppure che questo video superi le 1000 visualizzazioni. In questo modo vi filmo i gatti, gatti dei vicini, gatti miei che si mischiano, che eccetera. Adesso esco, ciao. 41 minuti e voglio vedere quanti super sticker e super grazie ci sono qua, eh? Voglio vedere, controllo. E che questo video superi le 1000 visualizzazioni quando non sarà più premier. Ciao ciao. Dal vostro capitano Sant'Enchan, capitano di brigata. Lascio un po' correre del tempo perché alla fine metto le schede di riproduzione video.